Eccoci di nuovo, lezioni di filosofia. Platone, la scorsa volta siamo arrivati a evidenziare lo stretto legame che tiene insieme le cose sensibili e le idee. Cioè, alla domanda quale rapporto vi è tra le cose sensibili e le idee, abbiamo analizzato tutte e due le possibili risposte, sia la prima, quella che dice che vi è una netta distinzione tra le cose sensibili e le idee, quindi il dualismo ontologico e gnoseologico, sia l'altra possibile risposta che dice di esserci invece uno stretto legame tra le cose sensibili e le idee. E abbiamo visto le tre forme possibili di questo legame, ovvero la mimesi, la metessi e la parusia. Va bene? Andiamo avanti. Siamo a pagina 175. Ora, da tutto quello che abbiamo detto fino adesso emerge un quadro molto interessante e molto complesso. Perché? Perché il mondo dell'essere è, per così dire, spaccato a metà. Da una parte vi è l'essere ideale, eterno, immutabile, perfetto, che riassume apparentemente quasi tutti gli attributi dell'essere parmenideo. Dall'altra vi è invece il mondo sensibile, caratterizzato invece dal divenire, da una mutazione costante e dal fatto che nulla rimane fisso. Ora, tra questi due mondi, però, vi è una gerarchia, è evidente. Con Platone comincia a svilupparsi un pregiudizio sempre più forte nei confronti del mondo sensibile. Il pregiudizio è negativo, cioè ovvero sia il mondo sensibile è un mondo di copia, è un mondo malfatto, è un mondo imperfetto. Vale davvero la pena studiare questo mondo sensibile? Viceversa, invece, il mondo ideale è un mondo perfetto, è un mondo eterno, è un mondo di verità e conoscenze certe e indiscutibili, è il mondo dell'episteme. Quindi è evidente che questo è il mondo che vale la pena di più studiare, che vale la pena di più conoscere. Va bene? Ora, in questa massima opposizione, tuttavia, Platone ci ha indicato dei legami possibili, cioè, nonostante l'abisso, nonostante l'enorme differenza, tuttavia vi sono degli elementi che, per così dire, tengono insieme questi due mondi così distanti. Sì, perché le cose di un mondo, quello imperfetto, sono tali in virtù del rapporto che le lega alle cose dell'altro mondo, cioè alle idee. Ok? Le forme di questo rapporto sono complesse. Nella scorsa lezione abbiamo solo potuto abbozzare, per così dire, queste tre forme possibili. Va bene? Ora, oggi invece cerchiamo di rispondere a un nuovo interrogativo. Il nuovo interrogativo suona così: quali idee ci sono? Abbiamo detto che il livello dell'essere che abbiamo chiamato iperuranio è caratterizzato dall'esistenza reale, oggettiva, di una pluralità di idee. Ma quali sono le idee? Quanti tipi di idee ci sono? Come ce lo dobbiamo immaginare questo mondo delle idee? Allora, secondo Platone esistono vari tipi di idee. Anche tutto questo che vi sto dicendo oggi non è tratto da un'opera specifica, noi lo evinciamo da più dialoghi. Quindi è possibile che in un dialogo Platone ci chiarisca una tipologia di idee e in un altro dialogo ci chiarisca invece un'altra tipologia di idee. Va bene? Noi qui stiamo cercando di operare un riassunto generale di ciò che di volta in volta troviamo all'interno delle singole opere. Ok? Allora, quanti tipi di idee esistono? Per Platone esistono quattro tipi di idee, quattro tipologie fondamentali di idee. Siamo a pagina 175, vi ricordo. Ok? Allora, quattro tipi di idee. Il primo tipo di idee che noi troviamo sono le idee valori. Che significa le idee valori? Le idee valori sono i principi etici, estetici e politici che caratterizzano la nostra vita, sia singola che la nostra vita comune. Immaginate che la vita nella polis, la vita nella città-stato della Grecia antica, era caratterizzata, secondo Platone, da un gran numero di principi etici e politici. Cosa sono questi principi etici e politici? Beh, per esempio, l'idea di bene, l'idea di giustizia,
ma anche l'idea di bellezza che abbiamo nominato la volta scorsa, ok? Allora, quando in una città viene amministrata la giustizia, di volta in volta vengono prese delle decisioni che vengono dette come giuste. Ora, in base a che cosa viene detta una decisione politica giusta? Platone dice, è in base all'idea di giustizia. Quindi esiste un'idea di giustizia. Beh, questa idea è un'idea valore. Tutti quanti i valori, la giustizia, l'onestà, eccetera, eccetera, sono tutte quante idee, una tipologia precisa di idee che esistono nel mondo delle idee. Seconda tipologia, le idee matematiche. Queste idee matematiche sono invece i principi massimi, ad esempio, dell'aritmetica e della geometria. Sono l'idea di numero, l'idea di quadrato, l'idea di cerchio. Mettiamo l'idea di quadrato, ok? Noi in geometria molte volte incontriamo dei quadrati, ok? E questi quadrati corrispondono, per così dire, a delle forme quadrate che troviamo nel nostro mondo. Ma il di volta in volta quadrato all'interno del nostro mondo, per quanto a noi ci sembri somigliare, ci sembri essere estremamente simile a un quadrato perfetto, non è mai esattamente perfetto. Quindi ciò che io di volta in volta incontro come quadrato nel mondo sensibile non è esattamente il quadrato, ma è un oggetto sensibile a forma quadrata che rimanda a un'idea di quadrato. Un'idea perfetta, immutabile. C'è l'idea di quadrato, l'idea di triangolo, l'idea di cerchio, l'idea di triangolo isoscele, l'idea di triangolo scaleno, l'idea di triangolo rettangolo. Mi seguite? Tutte le forme che noi troviamo nella geometria, tutti gli elementi che troviamo nell'aritmetica e nella matematica, sono tutte quante delle idee che esistono come tali, come idee matematiche all'interno dell'iperuranio. Quindi abbiamo le idee valori, abbiamo le idee matematiche. Poi abbiamo le idee delle cose naturali, cioè ovvero sia tutto ciò sempre che io incontro all'interno di questo mondo sensibile, è evidente che in quanto tale rimanda a un'idea corrispondente. Se io cammino in mezzo al bosco, trovo un prato e nel prato, scusate, e nel prato trovo un cavallo, dirò: accidenti, questo cavallo quanto è bello! Ora, quel cavallo, dice Platone, per essere tale, deve rimandare come copia a una idea perfetta di cavallo, di cui tutti i cavalli sensibili che io, di cui tutti, e tutti i cavalli sensibili di cui io avrò esperienza in questo mondo saranno come tale delle copie. Mi seguite? Allora, tutte le cose naturali, il cavallo, l'albero, la cascata, la nuvola e via dicendo. Io stesso, in quanto uomo, in quanto essere naturale, rimando a un'idea perfetta. Sono le idee di cose naturali. Tutto ciò che esiste nella natura rimanda a delle idee corrispondenti. Quindi, idee valori, idee matematiche, idee di cose naturali. Abbiamo da ultimo le idee di cose artificiali, cioè tutto ciò che abbiamo costruito noi uomini, per esempio un tavolo, una sedia, questo telefono, mi seguite? Tutto ciò che io trovo in questo mondo, questo evidenziatore, ok? Questo evidenziatore, per essere tale, io lo posso incontrare in vari modi e in varie sfaccettature, è chiaro? Ma ognuno di questi evidenziatori, tutti quelli che potrò incontrare in questo mondo, come tale rimandano a un evidenziatore perfetto, all'idea di un evidenziatore perfetto che sta sempre nel mondo delle idee. Quindi quattro tipologie: idee valori, idee matematiche, idee di cose naturali, idee di cose artificiali. È chiaro? Ora, quante sono le idee? Non si possono contare, mi seguite? Perché tutto ciò che noi incontriamo e costruiamo è già contenuto nel mondo delle idee. Quindi vuol dire che anche tutte le cose che noi costruiremo in futuro e di cui oggi non abbiamo ancora idea, già sono nel mondo delle idee. Quindi è evidente che si tratta di un numero gigantesco, si tratta di una pluralità di enti perfetti, ideali, che esistono nell'iperuranio. Ora, questa pluralità, questo complesso di oggetti eterni e ideali, che è il mondo delle idee, dice Platone, è una pluralità organizzata, ok?
Non ci dobbiamo immaginare questo mondo come un mondo caotico, dove ogni idea fa il cavolo che le pare e non ci si capisce più niente. Tutto il contrario, invece, vi è una rigida organizzazione del mondo delle idee, vi è una rigida organizzazione che è una gerarchia piramidale. Sapete gerarchia significa? Gerarchia significa che vi è, per così dire, una scala di comando. Ok? Dai ranghi più bassi ai ranghi più alti, come nell'esercito, per esempio. Ok? Il soldato semplice naturalmente riceve solo ordini e non li può dare a nessuno. Il sergente invece dà ordine e li riceve fino al generale e al capo di stato maggiore. Mi seguite? Allora, nel mondo delle idee vi è una gerarchia piramidale, vi è, cioè, ovvero sia una scala di comando ben precisa. Va bene? Al vertice ci sono le idee più importanti, che sono le idee valori. Le idee valori, le prime che vi ho nominato, quindi l'idea di giustizia, l'idea di onestà, l'idea di bene, via dicendo, sono le idee principali, sono loro che stanno al comando nel mondo delle idee. E queste idee principali hanno un'idea che comanda su tutte quante le altre. Cioè, ovvero sia, vi è un'idea suprema, un valore che sta al di sopra di tutti gli altri. Quest'idea suprema, secondo Platone, è l'idea di bene. L'idea di bene è l'idea suprema, è il valore principale da cui dipendono tutte quante le altre idee. Platone dice che l'idea di bene è l'idea suprema perché se le altre idee non partecipassero in una qualche misura dell'idea di bene, dovremmo aspettarci delle idee invece che partecipano all'idea di male, cosa che invece assolutamente è impossibile per Platone. Quindi l'idea di bene naturalmente è l'idea principale. Quest'idea non crea le altre idee, non dobbiamo immaginare che l'idea di bene sia l'equivalente del Dio cristiano che, per così dire, genera tutto quanto il resto, genera tutte quante le altre idee. Perché questo è interessante, le idee non sono create, le idee non sono generate. Perché le idee non sono generate? Beh, questo vi dovete ricordare degli attributi dell'essere di Parmenide. Perché l'essere in Parmenide è eterno? L'essere in Parmenide è eterno perché se non fosse eterno sarebbe dovuto iniziare e prima di essere sarebbe dovuto non essere, capite? E questo sarebbe contraddittorio. Allo stesso modo le idee non possono essere state generate, non possono essere nate a un certo punto, perché se fossero nate, prima di nascere sarebbero dovute non essere e quindi vi sarebbe una implicanza di essere e non essere all'interno di un essere eterno e perfetto che è quello dell'idea. Le idee quindi di Platone non sono create, l'idea di bene non ha creato le idee sono eterne, ci sono sempre state. Quel che fa l'idea di bene, che le consente di comandare su tutte quante le altre idee, è che essa conferisce perfezione a tutte quante le altre idee. Ok? Quindi questa è la funzione vera e propria. Lo vedremo meglio nel mito della caverna, tra qualche lezione, che appunto l'idea di bene per Platone è l'equivalente del sole nel nostro mondo. Il sole illumina, vivifica e rende possibile la conoscenza e la vita di tutto quanto. Allo stesso modo l'idea di bene, per così dire, è un faro, è un polo, è un qualcosa in base a cui tutte quante le altre idee si regolano. Va bene? Ora, per Platone, divino, il termine divino, è un termine che indica non tanto un dio nel senso cristiano, indica piuttosto le idee. È un termine impersonale, per cui tutto quanto questo mondo delle idee è un mondo divino. Va bene? È un mondo divino perché egli indica con divino appunto tutto ciò che ha a che fare con le idee. È chiaro? Altra domanda, e siamo qui a pagina 176. Dove e come esistono le idee? Allora, le idee, l'abbiamo detto, esistono nell'iperuranio. L'iperuranio letteralmente è un termine che indica, abbiamo detto, oltre il cielo. Ora, la vera domanda che ci dobbiamo porre è: ma come dobbiamo davvero intendere questo iperuranio di cui ci parla Plutone? È davvero un luogo fisicamente esistente oppure no? Anche qui la critica è divisa, noi possiamo dare solo delle interpretazioni possibili della filosofia platonica. Diciamo che alcuni l'hanno inteso in senso letterale, per cui hanno proprio inteso l'iperuranio come un luogo fisicamente esistente al di là della natura, e questo poi nel corso dei secoli lo ha portato a essere interpretato come l'empireo, come il paradiso, come un al di là perfetto.
Altri invece hanno interpretato questo iperuranio come invece una dimensione di eterna validità dei nostri ideali. Per cui non in senso fisico, non in senso che vi sia proprio uno spazio che noi possiamo chiamare iperuranio, ma è per così dire quello spazio non fisico che, a cui appartengono ad esempio i nostri valori. Io so che la giustizia in base a cui mi comporto, che pretendo, cerco di far sì che anche gli altri rispettino, è un qualcosa che per così dire esiste eternamente, non in questo mondo, ma in uno spazio dei valori, in uno spazio ideale. Ok? Non lo possiamo sapere cosa intendesse esattamente Platone con questo iperuranio, sappiamo che però, per così dire, esso indica il termine iperuranio, il luogo delle idee, e che è una zona d'essere diversa dalla nostra, che poi sia una zona meramente etica ideale, o che sia una zona effettivamente fisica e presente da qualche parte, non lo sappiamo esattamente. Ok? Altro quesito gigantesco di cui oggi cominciamo a parlare, ma che poi affronteremo bene nella prossima lezione. Come possiamo conoscere le idee? Questa è una domanda gigantesca che in realtà aleggiava già in tutte le riflessioni che abbiamo fatto fino adesso. Perché riflettete un attimo, ok? Noi abbiamo parlato della differenza tra i due mondi e abbiamo implicato una relazione tra la dualità ontologica e la nostra possibilità di conoscere tali elementi. Abbiamo detto che vi è la conoscenza delle cose sensibili e vi è la conoscenza delle idee. Ok? Ora, la conoscenza delle cose sensibili è abbastanza facile da immaginare, è quella che di fatto noi facciamo tutti i giorni. Se io dico che questo evidenziatore è giallo, è evidente che noi abbiamo dei sensi che ci forniscono dei dati circa l'essere giallo di questo oggetto che ho di fronte. Eseguite. Quindi Platone direbbe: questa è doxa, questa è opinione, è una conoscenza della cosa sensibile, i sensi me la forniscono. Ma se io volessi conoscere qualcosa dell'idea di evidenziatore, come posso farlo? Come posso avere una conoscenza di un oggetto che non trovo nel mondo sensibile intorno a me? Ora, la questione è molto complessa. Il problema fondamentale è questo: le idee io non le posso cogliere con i sensi. I sensi non mi permettono in nessun modo di cogliere le idee. Ora, se io non posso cogliere le idee con i sensi, ma tutto quello che posso cogliere con i sensi sono oggetti sensibili e quindi imperfetti, ok? Allora sembrerebbe che la mia conoscenza sia necessariamente vincolata al mondo sensibile, al mondo dell'imperfezione. Quindi che la mia conoscenza sia necessariamente una conoscenza imperfetta, quindi una doxa, un'opinione. Va bene? Ma Platone ritiene che noi delle idee possiamo avere una conoscenza. Ma come possiamo conoscerle? In che modo può avvenire questa conoscenza? Allora, attenzione. Il termine idea, ve l'ho già detto nella prima lezione sulla teoria delle idee, il termine idea viene dal termine greco eidos. Eidos significa forma, figura, aspetto. Ok? Vedete che tutto ciò che riguarda il termine idea, sia in greco che in italiano, ha a che fare con la vista, con il vedere, la forma, la figura, l'aspetto. Sono tutti elementi che io posso cogliere attraverso gli occhi, attraverso la mia vista. Va bene? Questo perché il verbo greco da cui viene il termine eidos è il verbo idein. Idein letteralmente significa vedere. Quindi capite che il verbo da cui si generano tutti i termini con cui noi indichiamo l'idea, sia in greco che in italiano, passando anche per il latino, è il verbo vedere. Quindi, naturalmente, noi ci muoviamo nel registro linguistico della vista quando parliamo delle idee, perché è il verbo vedere da cui derivano tutti quanti i termini che utilizziamo.
Ora, quindi, letteralmente, l'idea è, per così dire, l'oggetto di una visione. Perché? Perché idea letteralmente significa cosa vista. Quindi, quando io parlo di idea, quando io penso all'idea, non posso non pensare a una visione. Noi vediamo le idee. Ora, qual è il problema? Il problema è che se l'idea è un'entità realmente esistente, ma non in questo mondo sensibile, allora io per vedere l'idea non posso usare la vista intesa come senso legato al mio corpo e al mondo sensibile. Mi seguite? Perché la mia vista non potrà che darmi di volta in volta delle informazioni circa oggetti che io trovo all'interno di questo mondo sensibile. Quindi l'idea è sempre oggetto di una visione, ma la visione di cui essa è oggetto è una visione non sensibile. È una formula paradossale, ce ne dobbiamo rendere conto, perché possiamo immaginare una visione non sensibile, difficile immaginarla, ma è proprio questo che intende Platone. Quindi io posso vedere le idee, ma non le posso vedere con la vista. Mi seguite? Quali altri sensi ho quindi per vedere le idee? Che significa avere una visione dell'idea? Allora, per Platone la cosa funziona così. Io delle idee posso sempre avere una visione, ma questa visione è non sensibile e Platone quindi la chiama una visione intellettuale. È l'intelletto che posso utilizzare per vedere le idee. È chiaro? Cioè, è come se, secondo Platone, oltre agli occhi che ho attaccati al mio corpo, per così dire, ve ne fossero degli altri, degli occhi che stanno dentro la mia testa, legati al mio intelletto. Beh, l'intelletto, secondo Platone, è in grado di fornirci la visione delle idee, in una visione naturalmente intellettuale. È per questo che Platone parla di una visione intellettuale delle idee. È in questo senso che la dobbiamo intendere. Nascono però delle domande gigantesche a questo punto, cioè ovvero sia, che cosa significa visione intellettuale? Come funziona la visione intellettuale? Cosa significa vedere qualcosa non usando la vista sensibile? E come posso mai io, che vivo, nasco e muoio all'interno di un mondo sensibile, vedere qualcosa che non è sensibile attraverso l'intelletto? Seguite? Domande gigantesche si aprono a questo punto di fronte alla filosofia platonica. Beh, queste domande gigantesche riceveranno tutte quante delle risposte dalla teoria della conoscenza secondo Platone. Questa teoria della conoscenza viene chiamata teoria della reminiscenza o anamnesi. Allora, arrivate a studiare fino a pagina 177. Ok? La prossima lezione parliamo della gnoseologia platonica. Buono studio.